Presidente, vede, noi abbiamo difeso e sostenuto le battaglie sindacali e di giustizia di Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, quando tutto questo Parlamento considerava Gianni Tonelli e il SAP un uomo e un sindacato eversivo e pericoloso per la sicurezza del Paese. Quindi oggi ci fa particolarmente piacere vedere questa manifesta solidarietà nei confronti di una persona delle istituzioni che da 50 giorni sta sostenendo uno sciopero della fame semplicemente per rivendicare diritti e sacrosanta dignità alle forze di polizia. Io non sono d'accordo con i colleghi che invocano e pietiscono la presenza del ministro Alfano, perché lo sciopero della fame dell'amico Gianni Tonelli è la conseguenza delle politiche sbagliate del ministro Alfano. Gianni Tonelli sta scioperando per la grave responsabilità e per la grave complicità del governo e del ministro Alfano sul tema della sicurezza. E quindi io credo che responsabilmente di fronte ad un uomo che sta sacrificando, Presidente, nel disinteresse globale e complessivo delle istituzioni, la propria vita, perché è la seconda volta in pochi giorni che Gianni Tonelli viene ricoverato in ospedale, io credo che l'appello ultimo ed esclusivo che noi abbiamo già lanciato alle istituzioni debba essere rivolta non ad Alfano, che, ripeto, è complice ed è responsabile ed è causa di quello che sta avvenendo, ma alle istituzioni più alte del nostro Paese. E mi riferisco in modo particolare e per tramite della Presidenza di questa Camera al Presidente della Repubblica. Stiamo dando dimostrazione, questo Parlamento, questo Paese sta dando la dimostrazione di totale disinteresse e menefreghismo, non solo nei confronti di un individuo, ma nei confronti di una categoria di uomini e donne in divisa che stanno tentando con dignità, nonostante sebbene questo governo, di rappresentare e di garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Bene la solidarietà, però è inimmaginabile il silenzio colpevole e responsabile da parte di questo governo e quindi l'appello che noi rivolgiamo tramite lei è che di questa istanza venga portato a conoscenza attraverso l'intervento attivo rispetto al Capo dello Stato. Le parole hanno finito di avere ragione. Serve un fatto concreto per ridare dignità a quest'uomo e soprattutto per ridare dignità a un corpo che sta sacrificando la vita per la sicurezza del nostro Paese, Presidente.